Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It, terzo episodio della serie Non vedo l'ora, altri tre giochi per voi, in realtà ne avrei di più, ma preferisco tenervi un po' sulle spine, insomma. Andiamo a vederne tre. Prima di cominciare desidero ringraziare tutti quanti voi perché la partecipazione al vlog dell'altro giorno, sulle mie scuse, insomma, è stata veramente massiva, quindi vi ringrazio, vi abbraccio tutti. Andiamo a vedere il primo gioco che mi incuriosisce nei prossimi tempi, che è Electrics, Electromechanic Simulator. Vi faccio vedere un attimino quello che è un po' particolare, una sorta di simulatore per chi è appassionato di elettronica, di circuiti, insomma, per poter saldare, collegare, riparare roba, insomma, è un po' particolare, un po' di nicchia, ma lo trovo assolutamente molto molto originale. Non si sa quando uscirà, ma sarà in italiano, interfaccia, sottotitoli, insomma, esiste una sorta di demo, io spero esca entro la fine dell'anno. Andiamo a vedere adesso un altro gioco altrettanto interessante, che è Going Medieval. Going Medieval, anche qui non si sa quando esce, il gioco non sarà in italiano almeno al momento. Vi faccio vedere un attimino il video di gioco, sembra interessante, sembra una costruzione di fortezze, di legno, pietra, argilla. Ogni personaggio avrà i suoi sentimenti, insomma, le sue preferenze, le sue passioni. E molto molto interessante. Vediamo qualche altro screen, sembra veramente veramente molto interessante, molto molto davvero interessante. Niente di originale assolutamente, però mi ispira molto. E ora pronti, creme della crema, Moon Village, anche qui non si sa quando esce in italiano, però questo dovrebbe farvi drizzare un pochino le antenne. Vedete che, vabbè, questo vuol dire tanto e poco. È un simulatore di base lunare. Un gioco o due spaziali ve li metto sempre perché sono la mia passione. Infatti guardate che bello. E vabbè, qua ci sono degli screen. Qua si va un po' più nel dettaglio. Si va a vedere, sì, stazione spaziale, l'atterraggio, anche qui però non si sa davvero quando uscirà. Si parla di lanci di razzi, costruire gli edifici per le varie necessità, costruire veicoli lunari, prototipi, e quindi saremo, diciamo, stazione orbitale anche, quindi saremo i primi pionieri a mettere piede in pianta stabile sulla Luna. Ecco, questi erano i tre giochi del terzo episodio di Non vedo l'ora. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!